E per la forza di questa parola e della risurrezione di Gesù possiamo credere e sperare che possa venire oggi, adesso, un grande segno per tutti noi. Che il Signore stia entrando ora nel buio del nostro dolore, nel dolore della mamma e del papà di Matteo, nel dolore del fratello, delle nonne, di tutti i suoi cari ed amici. E il Signore possa stendere la sua mano su questo nostro grande dolore per donarci il conforto. La parola di Dio ci dice con certezza che questo nostro figlio, fratello e amico, nel momento stesso in cui ha chiuso gli occhi alla luce di questa terra, li ha riaperti alla luce di Dio. Abbiamo ascoltato il brano della morte di Gesù sulla croce. Lì si era fatto buio e a prima vista Gesù può apparire come il perdente, lo sconfitto, colui che è stato tolto di mezzo. E tutto sembrava si fosse concluso lì, nel buio e nel peggiore dei modi. Ma al mattino presto, del primo giorno della settimana, l'annuncio della risurrezione ci fa leggere questa vicenda in maniera diversa e permette anche a noi di attraversare il buio della morte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Parole di affetto e di speranza, quelle lanciate dal pulpito da parte di Don Michele Sibau nel corso del funerale verso la famiglia di Matteo Pittana, il ventenne morto in un tragico incidente stradale avvenuto la notte tra il 18 e il 19 febbraio scorsi, esortando nel contesto i misteri della fede in Cristo per superare questo tragico momento. Gemona del Friuli e l'intera area della Pedemontana, con i rispettivi sindaci presenti, amici e gente comune, migliaia in fila silenziosa per l'ultimo saluto a Matteo. Dolore composto, commozione vissuta all'interno e all'esterno, volti tirati e rigati dalle lacrime. Gli amici di sempre, per dare l'addio a Pete, come tutti lo chiamavano.